Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino. Queste le principali notizie di oggi. Sovizzo, moto staffetta, esce di strada durante la gara ciclistica giovanile. Tienese muore sul colpo. A morire domenica in seguito allo schianto su un palo della Luce, Claudio Zambon, appassionato di moto, andato in pensione e residente nel quartiere Cappuccini. Non è noto cosa possa aver causato l'uscita di strada tra le colline di Sovizzo nel corso della gara ciclistica Under 23 Piccola Sanremo, giunta alle battute finali al momento della disgrazia. Piovene rocchette, carambola tra auto, bici, furgone in sosta e i cassonetti a bordo strada, ferito il ciclista. L'incidente risale al tardo pomeriggio di domenica, con i vigili del fuoco, ambulanza, carabinieri a recarsi sul posto. Gli occupanti della BMW che avrebbe urtato la bici sono rimasti illesi, erano in quattro componenti della stessa famiglia. Per la persona trasportata al pronto soccorso, lesioni di media gravità. Longare, pizzeria abusiva nel giardino dell'azienda agricola, dipendenti in nero, scatta la multa. Pare che la pizzeria in giardino fosse aperta ogni estate da anni, senza aver mai chiesto né ottenuto alcuna autorizzazione alla somministrazione di bevande e alimenti. Assente il registratore di cassa obbligatorio, personale in nero. Il titolare avrebbe già pagato le sanzioni per 8.500 euro totali per sanare la situazione. Vicenza, controlli sulle strade del sesso a pagamento, 10 prostitute e 3 clienti identificati. La lotta contro lo sfruttamento della prostituzione a Vicenza passa per le missioni della Polizia di Stato, che può solo invitare le lucciole ad accettare l'aiuto offerto loro dalle associazioni specializzate nel reinserimento sociale. Allo stesso modo, i controlli sono finalizzati al contrasto del degrado sociale. Recuaro Terme, padre e figlia sulla ferrata del Vaioscuro. Lui si fa male, lei lo assiste in attesa dei soccorsi. Il recupero di un escursionista di 58 anni è stato portato a termine nella tarda mattinata di domenica sul gruppo del fumante, portandolo prima al Rifugio Battisti in seguito all'ambulanza. Cittadino di Vicenza era scivolato sulla ferrata, supportato dalla figlia, aveva rischiato di precipitare, salvato dall'attrezzatura. Pagina dell'Eco Nazionale, politica, vertice del CDM, arriva la stretta sui migranti, novità anche per il codice della strada. Il Consiglio dei Ministri ha varato nuove importanti norme per la gestione dei migranti, proprio mentre a Lampedusa prosegue il caos e all'indomani della visita della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Kiev annuncia la riconquista dei territori nel Donetsk, visita in Russia del ministro degli esteri cinese. La Russia ha schierato una quantità senza precedenti di aerei in un attacco notturno contro l'Ucraina. Si tratta di droni e aerei tattici. Terremoto 4.9 nel Fiorentino, in Emilia-Romagna, paura nel comune di Marradi e Tredozio. Lo sport, Serie A, Roma a Valanga, la Viola stende la Dea, il Frosinone ribalta il Sassuolo. Dopo un'orribile partenza con un solo punto in tre partite, la Roma di Mourinho si scatena. All'Olimpico contro l'Empoli finisce 7-0, doppietta di un ritrovato Dybala, primo gol su rigore al primo minuto e primo gol in maglia giallorossa per Lukaku. È tutto, grazie dell'attenzione, a domani!